Non una fatalità, ma una scelta deliberata da parte dei gestori della funivia. All'origine della strage è costata la vita a 14 persone. I tre fermati hanno ammesso le proprie responsabilità, dichiarando ai magistrati di avere manomesso il freno di emergenza per evitare che il servizio venisse interrotto. Intatto il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia, ha riaperto gli occhi e ha ripreso a respirare da solo. Mentre la curva pandemica continua a calare di pari passo con la massiccia campagna vaccinale in corso, le regioni raggiungono un accordo con il governo per rivedere il calendario delle riaperture, a cominciare dal coprifuoco, che verrà abolito in fascia bianca. Rimarranno in vigore il distanziamento e l'obbligo delle mascherine. E il presidente Joe Biden ha chiesto all'intelligence statunitense di completare entro 3 mesi il rapporto sulle origini cinesi del coronavirus. Biden intende appurare se il virus sia sfuggito o meno al controllo del laboratorio della città di Wuhan, dove la pandemia ebbe origine. Secca la risposta della Cina: gli Stati Uniti diffondono disinformazione e teorie del complotto. L'Inter ha ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto che legava per un altro anno Antonio Conte alla società nero-azzurra. Il tecnico del 19° scudetto riceverà una buona uscita di 7 milioni e mezzo di euro. Per la sua sostituzione circola il nome di Allegri, che potrebbe invece tornare alla Juventus. Intanto Simone Inzaghi prolunga con la Lazio fino al 2024 e Spalletti è pronto ad accordarsi con il Napoli. Sette e 29 minuti, buongiorno da tutti noi, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Parliamo naturalmente della tragedia della funivia. È attesa per questa mattina la richiesta di convalida degli arresti del proprietario, del direttore e del capo operativo dell'impianto. Dopo la confessione di uno dei tre, infatti, sembra essere ormai accertato che il freno sarebbe stato omesso intenzionalmente per evitare disservizi. Intanto però migliorano le condizioni del bambino di 5 anni, sopravvissuto allo schianto, alla tragedia, grazie al papà che lo ha protetto e che adesso si trova ricoverato in un ospedale di Torino. Vediamo. C'è un primo punto fermo nelle indagini sulla strage della funivia del Mottarone. I tre arrestati sono in carcere con l'accusa di rimozione e omissione dolosa di sistemi di sicurezza, aggravate dal fatto che da questi comportamenti ne è derivato un disastro. Un reato che prevede una pena fino a 10 anni. Si tratta del proprietario della società che gestisce la funivia, Luigi Nerini, il capo del servizio Gabriele Tadini e Enrico Perocchio, direttore di esercizio. Non si è trattata di un'omissione occasionale o di una dimenticanza, ma la scelta precisa di disattivare questo sistema di emergenza. Tadini lo ha ammesso davanti agli inquirenti: il forchettone che impedisce al freno di attivarsi è stato lasciato volontariamente, la ragione sarebbe economica. L'impianto da oltre un mese aveva problemi al sistema di freni. Gli arrestati avrebbero cercato quindi di bypassare questa anomalia, ha spiegato il procuratore, lasciando il forchettone inserito. Con ogni probabilità domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia, gli inquirenti non escludono altri indagati. Un altro punto chiave dell'indagine è chiarire cosa è accaduto al cavo di traino, perché si è spezzato. Era stata fatta la manutenzione, oggi sarà conferito l'incarico ai periti nominati dalla procura di Verbania. Ieri in ospedale Eitan, il bambino di 5 anni, l'unico sopravvissuto alla strage, ha iniziato con l'aiuto dei medici dell'ospedale Regina Margherita il risveglio. C'è un canto ottimismo sulle sue condizioni di salute. Cambiamo argomento, parliamo della pandemia, perché si conferma la decrescita dei casi positivi e diminuiscono anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari. Ma facciamo il punto nel servizio. La data ormai è decisa, 10 giugno. Da quel giorno in poi chiunque si potrà vaccinare anche sotto i 40 anni. Si cerca così di riallineare le regioni che in questo momento marciano a passo diverso, con qualche fuga in avanti, come il Trentino Alto Adige, che da oggi accetta le prenotazioni di chi ha più di 18 anni. Il Lazio vaccinerà i maturandi, la Lombardia vaccina chi ha più di 30 anni. Alle 6 di questa mattina erano state somministrate oltre 32 milioni di dosi, con quasi 11 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.
Le fasce di età più avanzate sono quasi ultimate. Tra gli ultra ottantenni manca un 10%, in tutto 460.000 persone che non rispondono agli appelli dei sanitari e andranno cercate in maniera mirata. Deve essere ancora vaccinato un 20% che ha più di 70 anni, 1.200.000 circa, e manca meno di un 35% che ha più di 60 anni. Il commissario Figliuolo fa i conti con i quantitativi di vaccini annunciati. In questi giorni arriveranno le ultime dosi di maggio, 8.500.000. A giugno sono attesi altri 28 milioni di vaccini, quantitativi che dovrebbero consentire il completamento delle fasce più a rischio e al tempo stesso di aprire a più giovani prima dell'estate, con le aziende e le farmacie pronte a somministrare in maniera massiccia. Rimane l'obiettivo dell'80% della popolazione immunizzata entro settembre. Si lavora ancora intorno alla questione del richiamo per chi è in ferie. Piemonte e Liguria hanno preparato un protocollo per vaccinare reciprocamente i turisti, ma attendono il via libera del commissario. Le regioni vorrebbero vaccinare chi è in vacanza per almeno 3 settimane. E allora, proprio sulla campagna vaccinale, come ci anticipava il servizio, è stato raggiunto un accordo tra il governo e le regioni su una zona bianca rafforzata che consentirà così la riapertura delle maggiori attività. Vediamo. Non sarà un liberi tutti, non sarà la fine delle restrizioni e delle attenzioni, ma l'accordo raggiunto nella serata di ieri tra governo e regioni detta le prossime mosse nel segno delle riaperture. Zone bianche, niente coprifuoco, ma obbligo di mascherine e distanziamento. In serata il ministro Speranza e il presidente della conferenza delle regioni Fedriga hanno siglato l'intesa, vistata dal comitato tecnico scientifico, che prevede la fine di molti divieti e chiusure per le regioni che nelle prossime settimane e per 3 settimane consecutive avranno un'incidenza di casi inferiore ai 50 ogni 100.000 abitanti. Se l'andamento del contagio in discesa verrà confermato, dal 14 giugno potrebbero esserci 12 regioni e una provincia in zona bianca. Ristoranti, bar, cinema, nelle zone bianche sarà tutto aperto, decadrà il coprifuoco, rimarrà l'obbligo della mascherina, le discoteche per ora restano chiuse. Sono soddisfatto dell'intesa, c'è la consapevolezza che serve ancora prudenza e gradualità, ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza. Si punta dunque a uno scenario di quasi normalità che potrebbe vedere a fine giugno l'Italia quasi tutta in zona bianca. E continuiamo a parlare della pandemia, ma ci spostiamo negli Stati Uniti. Perché? Perché il presidente Joe Biden ha ordinato all'intelligence di appurare le origini del virus dopo le dichiarazioni che erano state fatte dal virologo Anthony Fauci a proposito delle origini proprio della pandemia. Entro 90 giorni i risultati. Vediamo. Mentre i contagi continuano a calare in gran parte del mondo grazie ai vaccini, con le maglie del lockdown che si allentano, è il presidente Biden che vuole tornare laddove tutto è cominciato, alle origini della pandemia, e capire una volta per tutte se il virus sia stato causato da animali infetti o sfuggito da un laboratorio. Ha dato 90 giorni di tempo alla sua intelligence per raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portare più vicino a una conclusione definitiva. Raddoppiare gli sforzi, pressare Pechino affinché collabori, sia trasparente. Ha chiesto di farlo anche alla comunità internazionale affinché la Cina partecipi a un'indagine completa basata sulle prove e affinché fornisca accesso a tutti i dati rilevanti e alle evidenze scientifiche. Perché indagini ce ne sono state, prima fra tutte quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, entrata a Wuhan dopo aver dovuto superare non poche peripezie burocratiche. Ma una conclusione certa non è mai stata raggiunta e il dubbio che il virus sia potuto sfuggire dal Wuhan Institute of Virology dopo un incidente nel laboratorio non è mai stato completamente escluso. Ora che uno scoop del Wall Street Journal ha rivelato un rapporto di intelligence secondo cui 3 ricercatori del laboratorio cinese si ammalarono già nel novembre del 2019 con sintomi riconducibili al Covid-19, mentre il primo caso ufficiale di contagio risale all'8 dicembre, le pressioni si fanno più urgenti. La Cina intanto rimanda al mittente le accuse, sostenendo che gli Stati Uniti diffondano teorie del complotto e disinformazione e puntano il dito sui suoi laboratori biologici e sulla base militare di Fort Detrick in Maryland, da dove ritiene che possa aver avuto origine il virus. Nel mirino anche il massimo
massimo esperto di malattie infettive Anthony Fauci, bersagliato dai media cinesi, dopo aver affermato di non essere convinto che il virus abbia avuto un'origine naturale. Voltiamo pagina. Scadenza del blocco dei licenziamenti, anticipata da agosto al 30 giugno, ma anche la riforma del codice degli appalti. Le nuove nomine sono al centro del dibattito politico. Polemica a distanza intanto tra il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro Orlando. Vediamo. La tensione è ancora alta attorno alla decisione del governo di fissare al 30 giugno il blocco dei licenziamenti e non a fine agosto, come invece volevano i sindacati. A chiedere cambiamenti ora sono tutte le sigle. Il ripristino del blocco non solo per chi ricorre alla cassa integrazione a spese del governo dal 1 luglio, ma per una platea il più possibile allargata. Minacciano forti proteste, forse già per venerdì. E Landini infatti avverte, sul blocco dei licenziamenti la posizione non cambia, valuteremo quale iniziative mettere in campo, non ne escludo neanche una, non si può cambiare il paese contro e senza il mondo del lavoro. Una forte contrapposizione dunque che investe l'esecutivo ma anche i partiti, visto che al Nazareno si scontrano diverse posizioni con al centro il segretario Letta e poi c'è l'ala destra della coalizione che attacca. Salvini di nuovo contro Orlando, non chiedetemi cosa faccia la notte, dice allusivo. Il ministro del lavoro che chiede una mediazione ad alto livello si difende ribadendo ancora una volta che non c'è stato alcun blitz, i partiti ripongano le armi, c'è stata una reazione spropositata, io sono mosso prima di tutto dalla preoccupazione di attenuare gli effetti dello sblocco dei licenziamenti. Tante polemiche che fanno salire la temperatura nella vasta maggioranza, che dovrà affrontare già nelle prossime ore anche altri dossier molto importanti, ad iniziare dal decreto semplificazione e dalle nomine, all'ordine del giorno di una nuova riunione della cabina di regia convocata per oggi alle 10.30. Per quanto riguarda invece la riforma del codice degli appalti, la soluzione potrebbe essere vicina. Una decisione potrebbe arrivare dal Consiglio dei Ministri di venerdì, che dovrebbe varare anche il modello della governance delle opere previste dal recovery. Mai stato vero il massimo ribasso, semmai la migliore offerta, secondo le norme europee, comprensiva delle garanzie sulla qualità, si spiega negli ambienti più vicini a Palazzo Chigi. I subappalti dovrebbero essere regolati da vincoli, coerentemente con quanto scritto nel piano di ripresa. E ancora la politica, perché nasce Coraggio Italia, la nuova formazione politica nata dall'alleanza tra il sindaco di Venezia Brugnaro e il presidente della regione Liguria Toti, conta di avere almeno 24 deputati e 7 senatori. L'obiettivo, hanno fatto sapere, è quello di aggregare le forze centriste, in particolare quelle provenienti da Forza Italia. Vediamo. Almeno 24 deputati e 7 senatori, con la speranza di attrarre gli scontenti moderati. Coraggio Italia nasce davanti a un notaio a Roma, pronto al battesimo con un'iniziativa pubblica tra 2 mesi. Gli aderenti sono in larga parte parlamentari eletti con Forza Italia, ma partecipano anche 4 ex 5 Stelle. Iniziativa nata da Giovanni Toti, governatore ligure di centrodestra, già creatore di Cambiamo, e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. 12 sono i deputati in uscita dagli azzurri che saranno nel nuovo gruppo parlamentare. La più nota è Michela Biancofiore. A Palazzo Madama non ci sarà gruppo. Ai 6 senatori di Cambiamo si è aggiunto per ora solo il forzista Sandro Biasotti, ex presidente della regione Liguria. Manovre al centro, in attesa della nuova legge elettorale. Forza Italia ostenta indifferenza, nessun commento ufficiale dallo Stato Maggiore, attento alle vicende del leader e fondatore Silvio Berlusconi. Per lui nessuno stralcio nel processo Rubiterra a Milano, più volte bloccato negli ultimi mesi, dei legittimi impedimenti per le sue condizioni di salute. Scindere la posizione dell'ex premier da quella degli altri imputati avrebbe, secondo i magistrati, leso il diritto di difesa di questi ultimi. Il procedimento si fermerà per tutti per 4 mesi, tutto rinviato all'udienza dell'8 settembre, quando si vedrà se potrà riprendere. Dopo l'ordinanza che ha risposto di rinvio, la pubblico ministero Tiziana Siciliano ha anticipato una richiesta di accertamento per verificare la capacità dell'imputato a partecipare al dibattimento, che potrebbe presentare a settembre se Berlusconi, afflitto da 3 diverse patologie e ora degente a casa dopo l'ultimo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiaci, non si sarà ristabilito. E c'è un dossier importante tra i tanti sul tavolo del governo a Palazzo Chigi ed è quello relativo al destino di Alitalia. Ieri è stata raggiunta a Bruxelles un'intesa con la Commissione europea per la nuova compagnia ITA che dovrà garantire però discontinuità con Alitalia, però è previsto anche un ridimensionamento. Vediamo.
Tappa importante verso la soluzione del problema all'Italia, ma non è ancora finita. Così il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha sintetizzato l'esito dell'incontro di ieri con la commissaria alla concorrenza Vestager, incontro al quale ha partecipato in collegamento anche il ministro dell'economia Franco. Un vertice positivo perché definisce l'accordo tanto atteso con Bruxelles, che infatti conferma un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuità economica tra ITA e Alitalia. Sosteniamo gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di ITA, si legge infatti in un comunicato, ed ora è fondamentale che la nuova compagnia possa decollare il prima possibile, forse già ad agosto. Nel frattempo, spiega ancora Giorgetti, occorre garantire l'operatività di Alitalia, che come noto affronta l'ennesimo periodo nero e aspetta con ansia i finanziamenti erogati dal governo per permettere alla compagnia di pagare gli stipendi e volare nella stagione estiva. Mentre Bruxelles avverte che va avanti l'indagine sui prestiti ponte da 400 e 900 milioni concessi tra il 2017 e il 2019 dall'Italia. ITA sarà una compagnia molto più snella e sostenibile che dovrà competere sul mercato, ha ribadito ieri il ministro Franco, e dovrà farlo con meno della metà del personale, circa 5.000 dipendenti, e con i sindacati che promettono battaglia, ma anche con meno rotte e circa la metà della flotta. La buona notizia per ITA è che potrà partecipare ai bandi su handling, manutenzione e soprattutto sull'iconico marchio Alitalia. Perderlo significherebbe spendere almeno 10 milioni in più per far conoscere la nuova compagnia, cambiare le divise del personale e ridipingere gli aerei. La pagina dello sport adesso: a pochi giorni dalla fine del campionato di calcio è iniziato un vorticoso giro di allenatori sulle panchine delle squadre più importanti della Serie A. Ieri l'Inter ha ufficializzato la separazione consensuale del contratto che legava alla società nerazzurra Antonio Conte. Il tecnico del 19esimo scudetto nerazzurro percepirà una buona uscita di 7 milioni e mezzo di euro. Vediamo. L'addio dopo il trionfo, soltanto una quindicina di giorni fa, la conquista del 19esimo scudetto dopo 11 anni di attesa. Ora è già tutto finito. L'ufficialità del divorzio tra Conte e l'Inter è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Rescissione del contratto consensuale. Al tecnico andranno 7 milioni e mezzo invece dei 13 che avrebbe percepito in caso di permanenza. In più il club nerazzurro ha inserito una clausola che impedirà a Conte di allenare una squadra italiana nella prossima stagione. Un addio annunciato, provocato dalla necessità del club di ridurre le ambizioni di recuperare 90 milioni dal mercato per sopperire alla crisi economica, che tradotto significa una o due cessioni eccellenti. Troppo per un allenatore la cui unica prospettiva è vincere o tutto o niente. Un divorzio clamoroso, non il primo nella storia di Conte. Accadde lo stesso dopo i 3 scudetti vinti alla Juve. Anche allora, alla base del divorzio, una diversità di vedute sul mercato. Al suo posto arrivò Allegri e sarebbe curioso se la storia si ripetesse, ma il livornese sembra destinato alla Juve, che intanto ha avviato la rivoluzione annunciando l'addio del direttore sportivo Paratici. L'addio di Conte è solo il primo pezzo del grande mosaico degli allenatori che si stacca e può provocare una reazione a catena. Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter? In lizza ci sono Sinisa Mihajlovic, che potrebbe lasciare il Bologna, e Maurizio Sarri. Si è allontanato invece Simone Inzaghi, che il presidente Lotito ha convinto a rimanere alla Lazio. Ore decisive anche per capire chi sarà il sostituto di Gattuso a Napoli, con Luciano Spalletti indiziato numero uno. Sul fronte giocatori si è chiusa l'avventura in rossonero di Gianluigi Donnarumma. La conferma è arrivata da Paolo Maldini. Le strade si dividono. Non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui. Queste le parole del direttore tecnico rossonero. Gli spagnoli del Villarreal superano ai rigori il Manchester United e si aggiudicano l'Europa League nella finale disputata ieri a Danzica. Vediamo. Quarta Europa League per Unai Emery. Dopo le 3 di fila sulla panchina del Siviglia, il tecnico basco ne consegna una storica al Villarreal. Soffertissimo il primo trionfo continentale del sottomarino giallo, che arriva soltanto al 22esimo calcio di rigore contro il blasonato Manchester United, tradito dall'errore dal dischetto del suo portiere De Gea. Gara subito aperta. Gli inglesi, giustizieri di Milan e Roma, partono meglio, sfruttando anche la timidezza degli spagnoli, bloccati dall'impatto con la loro prima finale internazionale. Il Villarreal regge comunque l'urto e alla mezz'ora trova il vantaggio. Gerard Moreno brucia Lindelof sulla punizione di Pareco e realizza il suo 30esimo gol stagionale, il 7° di questa Europa League, che gli permette di diventare uno dei 4 capocannonieri del torneo. Davanti ai quasi 10.000 spettatori
spettatori dello stadio di Danzica, i Red Devils accusano il colpo, ma in avvio di ripresa riescono a raddrizzare il match. Il pareggio, neanche a dirlo, è del Matador Cavani. L'uruguaiano, fresco di prolungamento contrattuale, risolve una mischia trovando la sesta rete nelle ultime quattro partite della ex Coppa UEFA. L'1-1 si trascina senza ulteriori emozioni fino al triplice fischio, che manda le due squadre supplementari nei quali domina la stanchezza. Inevitabile l'epilogo ai rigori, tutti infallibili tranne De Gea, che al 22esimo tiro si fa fermare dal collega Rulli a segno qualche attimo prima. 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui. Ora tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale ce li dà Valeria Colombo, poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Andrea Pennacchioli con i suoi ospiti per il dibattito. Grazie per aver scelto la nostra informazione, ci vediamo se volete domani. Una buona giornata.